Salve, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Quindi oggi giornata di elezioni regionali, le urne aperte dalle 8 alle 22, poi domani le operazioni di spoglio a Siracusa, oggi sospesa la ZTL in Ortigia. Sono quasi 360.000 gli elettori della provincia, poco più di 103.000 solo nel capoluogo, chiamati alle urne per eleggere il presidente della regione siciliana e per il rinnovo dell'assemblea regionale. Delle 123 sezioni ripartite sul territorio comunale, 119 sono senza barriere architettoniche, una all'ospedale Umberto I, i duplicati e le tessere elettorali. Si possono richiedere agli sportelli e l'ufficio elettorale via San Sebastiano 71 anche oggi, dall'apertura dei seggi e fino alla loro chiusura. Per esercitare il diritto di voto si deve esibire con un documento di riconoscimento la tessera elettorale. In caso di smarrimento si può richiedere sempre all'ufficio di via San Sebastiano un duplicato o un attestato sostitutivo presentando una dichiarazione che ne attesti lo smarrimento. Gli elettori che hanno gravi problemi di deambulazione o altri motivi di impedimento fisico possono esercitare il diritto al voto con l'aiuto di un familiare o altro elettore iscritto nelle liste elettorali nello stesso comune. È possibile votare anche in altra sezione se quella di appartenenza non è priva di barriera architettonica. In tutti i casi è indispensabile l'attestazione medica che si può richiedere al servizio di medicina legale dell'ASP 8. Il comune ha predisposto un servizio di trasporto con ambulanze all'ufficio elettorale in via San Metodio 32 in modo da facilitare gli elettori portatori di handicap per il raggiungimento del seggio elettorale. Il servizio può essere richiesto in qualunque ora della giornata di voto telefonando allo 0931 41 28 75. Sospesa oggi anche l'ordinanza sulla ZTL in Ortigia. La scelta scaturisce dalla necessità di garantire il corretto andamento della consultazione elettorale. Oggi quindi la mobilità all'interno del centro storico sarà regolamentata secondo gli stessi criteri dei giorni feriali. Il vivaio comunale di Siracusa diventa occasione didattica, ma anche una sorta di laboratorio ecologico. Un vivaio didattico al centro della città è ciò che l'amministrazione comunale sta realizzando in via di Villa Ortisi, tra piante e quant'altro, per educare i giovani non soltanto alla sostenibilità ecologica. Abbiamo partecipato come associazione Rifiuti Zero ad un avviso del comune di Siracusa. Questo avviso riguardava l'utilizzo delle strutture pubbliche. Abbiamo presentato un progetto e quindi siamo riusciti a sviluppare questo progetto relativamente al discorso del vivaio. Il nostro progetto riguarda la valorizzazione del vivaio per creare un centro di educazione ambientale e anche un centro di sperimentazione per il compostaggio all'interno. Vogliamo appunto coinvolgere le scuole e le altre associazioni ed aprire il vivaio alla cittadinanza, perché fino a qualche anno fa il vivaio non era aperto alla cittadinanza. Dall'anno scorso con il progetto Ecoscuola siamo riusciti ad utilizzarlo, abbiamo portato lì anche delle scuole e da quest'anno faremo queste attività in maniera più intensa. In che modo può diventare didattico un percorso del genere all'interno del vivaio? Sì, perché all'interno del vivaio possiamo creare veramente delle strutture organizzative per parlare con i ragazzi sui problemi ambientali. Mi riferisco per esempio al discorso dei rifiuti. All'interno possiamo anche sviluppare del compostaggio, che può essere sia di domestico che di comunità, e quindi possiamo avviare questi progetti anche a livello didattico, che poi i ragazzi per esempio possono riportare anche nelle famiglie. 5 anni fa nasceva l'associazione Astrea, l'associazione che si occupa di sociale alla Borgata. Un albero di melograno in piazza Santa Lucia alla Borgata per ricordare 5 anni dalla nascita dell'associazione Astrea in memoria di Stefano Biondo, ma anche la socia Ketty Gallia, scomparsa qualche mese fa. Un albero di melograno piantato a qualche metro dall'associazione Astrea in memoria di Stefano Biondo, ma anche per ricordare sia la nascita dell'associazione, ma anche una vostra componente.
Sì, questo albero è stato fatto appositamente per Chetti, un albero di melograno che simboleggia l'unità dei popoli, della coesione, e, per aiutare noi a sopportare questo grande dolore che abbiamo vissuto per la perdita di Chetti, che sia per l'associazione ma per tutto il quartiere. La sua famiglia era una donna meravigliosa, pronta ad aiutare il prossimo, un esempio grandissimo e quindi una grande perdita per noi e per tutta la comunità del Santa Lucia e di Siracusa in generale. Io perdo, l'ho detto, io perdo un'amica e la sorella che mi sono scelta, e i soci perdono un membro importantissimo dell'associazione, e ci auguriamo che da lassù ci continui a guidare sempre col suo grande esempio. Per noi dell'associazione rimarrà sempre l'esempio che Chetti ha dato, e da questo sicuramente ne trarremo vantaggio per tutto quello che faremo da qui in avanti. Bentornati, seconda parte del nostro telegiornale, parliamo di teatro a Noto, palco centrale, non solo classici. Martedì arriva Leo Gullotta. Secondo spettacolo in cartellone al Teatro Tina di Lorenzo di Noto, che dopo l'ottimo esordio firmato del Teatro Stabile di Catania con la sua produzione Sei personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello per la regia di Michele Placido, ospita Leo Gullotta. Il grande attore italiano interpreterà Minnazza. Letture tra i miti e le pagine della Sicilia con la regia di Fabio Grossi, martedì prossimo 7 novembre alle 20:45. Si tratta di uno spettacolo per voce solista su prose e liriche siciliane, antiche e moderne, che prende lo spunto da una statuetta di appena 11 centimetri, risalente al Paleolitico, che raffigura una donna con il seno molto grande. L'immagine è antica della Madre Terra, la Grande Madre. Minnazza è un racconto sonoro che si snoda dalle origini della letteratura dell'isola dei Ciclopi fino ai nostri giorni, grazie ai testi di autori come Meli, Tomasi di Lampedusa, Pirandello, Fava, Buttitta, Camilleri e altri, costruiti drammaturgicamente da Fabio Grossi. Un viaggio tra i miti e il quotidiano, tra il sorriso e la denuncia civile, che risulta interessante ma gradevole, al tempo stesso per la straordinaria interpretazione di Leo Gullotta, accompagnato dalle musiche composte dal maestro Germano Mazzocchetti. Minnazza lo scorso maggio chiuse la stagione dello Stabile catanese, un fuoriabbonamento di cui ancora si parla per il grande gesto d'amore fatto proprio dall'attore Leo Gullotta nei confronti del teatro che l'ha visto formarsi ed esordire, avendo rinunciato per le tre serate al proprio ingaggio e prendendo simbolicamente un euro a spettacolo. A Noto, Gullotta ha previsto un momento di incontro con il pubblico domani alle 18 al teatro di Piazza 16 Maggio, mentre lo spettacolo andrà in scena martedì 7 novembre alle 20:45. Lo sport, vediamo com'è andata ieri per il Siracusa che ha incontrato la Paganese. Il Siracusa viene sconfitto clamorosamente in casa dall'ultima in classifica Paganese per 3-2 nel Siracusa. Assenti Turati e Martinez, entrambi infortunati, con Parisi acciaccato in panchina. Bianco sostituisce gli esterni alti dando fiducia dall'inizio a Mazzocchi e Grillo, che con Catania agiscono a supporto di Scardina. Centrocampo confermati Spinelli e Toscano, con una difesa da destra a sinistra formata da Daffara, Giordano, Magnani e Liotti davanti al portiere Tomei. Nella Paganese si infortuna nel riscaldamento prepartita il portiere Gomis, sostituito dal secondo Galli. Inizio shock per gli azzurri, subito penalizzati da un più che dubbio rigore per presunto fallo di mani di Magnani, ai più apparso nettamente involontario. Dal dischetto scarpa spiazza Tomei. Poco dopo Catania la palla del pari, ma sul colpo di testa smarcante di Mazzocchi calcia alto. Seguono due tentativi di Liotti e soprattutto Toscano, ma la difesa ospite fa buona guardia. Nella ripresa subito pericolosa la Paganese, con un bel tiro a giro di Tascone che sfiora l'incrocio dei pali, azione che prelude al raddoppio di Scarpa, che sempre a giro stavolta trova l'incrocio alle spalle di Tomei, inutilmente proteso in tuffo. Poco dopo è Cesaretti invece a trovare dal limite l'angolino alla sinistra del portiere azzurro. 0-3, incredibile. Doppio cambio a Retuseo con San Domenico e Bernardo che rilevano Mazzocchi e Toscano, e subito il Siracusa accorcia con Scardina che di testa anticipa il portiere e realizza. Ma sono gli ospiti a rendersi ancora pericolosi con l'incrocio dei pali colpito dal giovane Tascone. Mangiacasale rileva Grillo, arbitro che diventa protagonista quando, dopo aver ammonito sei azzurri, sventola un nuovo giallo a Daffara per un semplice contatto di gioco. Giallo che diventa automaticamente rosso, doppia ammonizione, e Siracusa che resta in 10. Ma gli azzurri non demordono e accorciano con Magnani che mette dentro al volo un angolo di San Domenico.
nei 7 minuti di recupero si gioca poco e niente, e allora il match si chiude così con le 3-2 per gli ospiti che espugnano così il Desimone. Martedì prossimo turno infrasettimanale a Reggio Calabria contro la Regina. Prego, questo è tutto, il telegiornale si conclude, vi auguriamo un buon